funziona. Mi sentite? Quello che stiamo per fare, ragazzi, è uno spettacolo molto serio. Fate una faccia seria, per favore. Però io dico, fate la faccia seria e vi mettete a ridere. Dai, cominciamo. È molto serio, quindi un silenzio serio in sala. Siamo qui a raccontarvi la storia di un uomo straordinario. Allora, un saluto a tutti i ragazzi di Backstage. Io sono Paolo Sassanelli, siamo qui a Grosseto perché stiamo rappresentando La Leggenda Paganini. È uno spettacolo musicale soprattutto, ma dove c'è un narratore che racconta la vita e la leggenda dei Paganini. E questa è un'idea che nasce nella mente di Filippo Michelangeli a Milano, mentre noi stavamo facendo uno spettacolo con la musica da Ripostiglio, che sono appunto Maremmani, e su Django Reinhardt. E lui gli è piaciuta l'idea, la struttura dello spettacolo, è venuto in camerino e mi ha proposto La Leggenda Paganini. Poi ci siamo messi insieme con Davide Alogna, violinista, e Giulio Tampalini, chitarrista. Ho scoperto due musicisti straordinari, mostruosi, e abbiamo affidato il testo a Bianca Melasecchi, che con la collaborazione di Filippo e la mia ha tirato fuori qualcosa di veramente interessante. E quindi stiamo presentando questo, uno spettacolo dove c'è anche molto divertimento, dove si gioca sul palcoscenico e si racconta la vita di questa straordinaria star, questa vera pop star dell'Ottocento, la prima e vera pop star. Vogliamo solo farvi conoscere la luce della stella Paganini, stella caduta all'inferno per aver suonato la musica degli angeli. Maestro, voi, voilà. Maestro, e sto parlando. Sto parlando, non è il momento. Allora, quando io parlo, voi non dovete suonare. Se no vi prendo la chitarretta e il violoncello lì e ve lo do in testa, capito? Silenzio! Paganini, è impietà. Questo è il prezzo che ho dovuto pagare, è impietà. È impietà, comportamento dissacrante, immorale. Che io sia stato o meno diavolo in vita, dannato il mio corpo morto, ha errato in cerca di degna sepoltura, dell'artista, del padre prima ancora che dell'uomo. Maggior diletto più che ascoltar le mie parole, date alle vostre orecchie modo d'ascoltar le melodie che la mia mano malata di elasticità ha saputo trarre dalle corde, mosse da lei come nessun'altra mano seppe muoversi mai. Io me ne sto qui imbalsamato ad assistere ancora una volta allo spettacolo che solo il mio genio è in grado di donare. Chi di voi mi conosce già proverà l'illusione d'udire il suono del mio strumento. Chi ancora non conosce la mia musica, sono certo, troverà giovamento nell'udirne l'eccelsa composizione. Lisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone, amante o amica, ma cara al suo cuore come nessun'altra donna, prima e dopo. Milano! Milano fu una delle città che più lo amò. A 31 anni il primo concerto alla Scala. Chi
che il diavolo stesso. Il diavolo, la citazione sul diavolo, vabbè. Dia alle mie dita l'agilità straordinaria che senza pari in passato e in futuro nessun uomo ebbe mai a godere, mentre il diavolo che fece del violino il prolungamento del mio braccio. Così venivo chiamato e io andavo da Vienna a Londra, dalla Prussia alla Sassonia, dalla Boemia alla Polonia, facendo solo 5 chilometri in un'ora. Le mie ossa erano debilitate dal tremolio della strada, a fatica arrivavo ai concerti, ancor peggio ne uscivo, ma né l'assenzio né l'alcol più pregiato avrebbero potuto donare all'animo mio l'estasi che sentivo nell'atto di suonare. E allora ogni viaggio andava fatto, ogni pietra di strada sollevato, ogni sguardo di pubblico incrociato. Ad ogni concerto nuova musica usciva dal violino. Nessuna nota assomigliava ad altre già suonate, neanche i versi degli uccelli, che io abilmente imitavo, facevano impallidire le bestiole vive, a cui Dio aveva dato una voce che non poteva essere paragonata a quella che io, imitando, superavo. Io quelle corde le rompevo ogni concerto per lasciarne una sola, la quarta, a suonare tutte le note. O Vegel, o Titraps, ol Oirartnok, la. Al contrario leggevo lo spartito, indizio diabolico del mio apprendere. E nessuno seppe, saprà suonare ancora quelle note come mi trovai a dire a Carlo Felice dopo un concerto al Teatro Carignano di Torino. Che cosa dissi? Paganini? Non ripete, esatto. Tolta mi fu per questo la possibilità di un altro concerto. Ma chi di voi, anche solo una volta nella vita, non ha pronunciato questa frase? Tutti, fatta eccezione per i musicisti. Perché lo dico a voi astanti che magari pensate di conoscere la musica mia, lasciate stare lo strumento. Nessuno mai saprà eguagliarmi. Continuate a chinarvi per elemosinare un bis mentre provate ad imitarmi. La celebre frase non prenderà mai parte al vostro repertorio. Paganini? Esatto, Robby Cristina Banchieri a Napoli. Vogliono che canti. Cantiamo. Femmana, tu sia più bella femmana, voglio bene Tonia, non da bozza scura da. Dissero di me come d'un'anima straziata in cerca d'aria. Ero un'anima straziata in cerca di un luogo in cui tornare. Ed ora, anche dopo la mia morte, quel luogo mi è negato. Quanto ancora Paganini si deve dimenare per cercare riparo che solo nella musica e tra le braccia di mio figlio ho avuto l'illusione di trovare. Il diavolo, seduto sulla mia spalla destra, pesava tanto da abbassarne l'altezza e mi ascoltava divertito. E ancora qui tra noi, lui non mi lascia, per lui la casa sono io che mi sono illuso di poterlo usare per raggiungere le vette del successo, mi sono ritrovato e consumato dalla sua brama. Parli di me. Ancora non sei stanco,
tua era la brama. Attaccato mi stai come un fungo che vive l'altra vita. Al nostro passaggio c'era chi la croce si segnava sul petto, quale miglior godimento. Paganini ha fatto un patto col diavolo. Paganini è il diavolo. Oh, non ti illudere. Il diavolo sono io e tu, il dannato. Io beato tra i dannati. Credevo di poter scendere al compromesso di vestirmi da Mefisto, che la mia musica entrasse nell'anima di tutti come droga, il cui effetto risuonartevi tra le strade per stordire le coscienze e innamorare così il mondo. La mia musica dannata ha dannato la mia stessa esistenza per farne cosa malata e prodigiosa. La voce mi abbandonò sul funine della vita, come non fosse mai stato cosa importante. I miei polmoni erano i muscoli della mano. Io prendevo fiato con quelli. L'ultimo giorno della mia vita, i miei peccati, scriverli volevo su una lavagna, perché il prete potesse cancellarli. Non ce ne fu bisogno. Il prete, come ho già detto e ripeto, non volli vederlo. Nessuna confessione, nessuna estremunzione. Le mie ultime parole, Achille, le lesse sulle mie labbra con attenzione. Achille, gioia mia, a lui e solo a lui mi rivolsi quel 27 maggio 1980 a Nizza, in Rue de la Préfecture al numero 23. Cosa dissi? A nessuno mai fu rivelato. Paganini lascia la sua musica. Del sacrilego corpo non seppero che farsene. La verità sarà un lucchetto messo alla bocca della sepoltura. Ma quale sepoltura? Quale? La sepoltura mi fu negata in terra consacrata. E se io dovetti lottare per avere mio figlio tra le braccia alla mia morte, lui si trovò a lottare per donarmi il diritto di riposare sottoterra. L'anima mia pagò lo scotto della dolcezza con cui le piaceva scivolare nella smania di sentire vibrare il suo corpo. Come dissi prima di morire, mi resta una sola speranza: che dopo la mia morte le calunnie finiscano e che quanti mi hanno criticato così crudelmente per il mio successo lascino riposare le mie ceneri. La mia passione fu scambiata per impietà ed anche l'ultima chimera si frantumò. Se la pace fosse un luogo, sarebbe a me inaccessibile. Ogni 50 anni la mia mummia viene riesumata. Ed ogni volta che ciò avviene, in barba al diavolo, il mio spirito è lì a dirigere tuoni e fulmini, perché vivaci accordino la loro armonia per fare dell'occasione una leggenda. Ad ogni riesumazione, infatti, scoppia un rumoroso temporale. E questo ciò che narra la leggenda Paganini. Grazie a voi di essere stati qui, la leggenda Paganini.